Buongiorno a tutti, sono Angela Lombardo, sono freelance da poco e mi occupo di enogastronomia. Questa è la mia prima volta al freelance camp, non sapevo dell'esistenza di questo raduno, l'ho scoperto da poco tempo e ho deciso di partecipare da subito in maniera attiva e non avendo ancora molta esperienza, ho pensato che la cosa in cui mi sentivo molto confidente, che avevo piacere di condividere, era la mia storia, la storia delle mie scelte. E, come avrete sentito dalla pronuncia delle mie vocali, sono siciliana, sono cresciuta in un paese in provincia di Agrigento che si chiama Favara, non so se qualcuno ha mai avuto il piacere di visitare, e ho fatto studi classici. Ho fatto studi classici perché ero un'appassionata, sin da ragazzina. Quindi ho fatto il liceo classico ad Agrigento in un periodo in cui non era molto fico, occuparsi di due lingue morte. Mi ricordo questa amica dei miei che diceva ma no, farla iscrivere al liceo scientifico, il liceo classico non serve, e via dicendo. Finisco il liceo classico e non contenta, decido di iscrivermi in lettere classiche. Decido di iscrivermi in lettere classiche sempre perché volevo assecondare questa mia passione per quel mondo lì. E mi ricordo mio zio si complimentò per la scelta perché mi disse guarda, fare l'insegnante è il mestiere proprio più adatto per una donna. Peccato che io però non volessi fare l'insegnante, ma sognavo di fare la ricercatrice di storia antica. Nello specifico la ricercatrice di storia greca della Sicilia nell'antichità. Cioè tipo un ambito di cui si occupavano 5 nerd in tutto il mondo, ma che a me piaceva da morire. Ok, finisco l'università, arriva il momento cruciale, devo decidere la tesi, l'argomento di tesi, e io volevo tanto indagare sugli approvvigionamenti e la logistica agli eserciti durante le guerre di Sicilia del V secolo avanti Cristo. Era una cosa che mi affascinava da morire. Però la mia prof non era d'accordo e mi assegnò un argomento di suo interesse, su un tiranno di Agrigento del VI secolo avanti Cristo. Inizio questa tesi, era inizio di malavoglia, non avevo molta voglia. E quindi a un certo punto ho un blocco, non riesco ad andare avanti. E lì interviene mia mamma, anche perché cominciava a dire no, io non voglio finire, all'università non lo so, boh. E mia mamma mi dà un consiglio, un buon consiglio. Mi dice guarda, lascia perdere, chiudi tutto, prenditi una pausa. E non intestardirti. E stranamente decido di seguire questo consiglio. E durante questo mio periodo di distrazione dalla tesi, sono in edicola e mi imbatto in un libro. In un libro che mi attira subito la mia attenzione perché ha questi disegni di questa vignetta di Sergio Staino, colorata, e il titolo è Il cibo e l'impegno. Era una pubblicazione dei quaderni di Micromega. Lo compro, inizio a leggere e rimango fulminata perché erano tutta una serie di saggi sul cibo scritti da accademici e non. Allora decido, approfondisco e decido di scopro che c'è questo master in scienze gastronomiche e prodotti di qualità che sarebbe partito di lì a poco e decido di cambiare strada. Decido di dedicarmi al cibo. E quindi finisco in fretta la mia tesi, adesso avevo una forte motivazione per finirla. Mi laureo a dicembre del 2005 e a marzo 2006 mi trasferisco a Parma per iniziare questo master. Questo master che assieme a 21 persone di tutto il mondo mi porta in giro per l'Italia e per l'Europa a visitare produzioni, allevatori, produttori, contadini. Non farete fatica a comprendere che è stato l'anno più bello della mia vita. E alla fine però del master mi ritrovo con un grosso dilemma, cosa faccio adesso? Rimango al nord, torno a casa, vado all'estero? E in questo periodo di confusione ho anche passo 6 mesi a Londra in cui faccio la cameriera, faccio da cuoca per la mia padrona di casa perché non avevo i soldi per pagare l'affitto, in più ho l'ansia di dover decidere in fretta perché non c'avevo soldi e avevo acceso un mutuo per pagarmi il master, che era un master molto costoso, e dovevo cominciare a pagare le rate, quindi avevo bisogno di trovare subito un lavoro. Quindi a un certo punto parlo con una mia amica di Milano e mi dice vieni a Milano, cerca lavoro a Milano. Vado a Milano e trovo lavoro subito.
Lavoro subito come addetta alle vendite, cassiera e magazziniera per quello che era il punto vendita di Italy Milano, che è stato il mio primo vero lavoro. Inizio lì tra un po' di dubbi, perché comunque un po' di amici mi dicevano: ma scusa, sei laureata, hai un master e stai lì a pulire gli scaffali, a spostare i bancali, però continuo. E a un certo punto, nel giro di un anno, cresco, inizio la mia carriera in quella che sarà la mia azienda per ben 9 anni. E dopo un anno divento il capo negozio in questa azienda, quindi gestisco il negozio di Milano, poi passo a gestire quello di Bologna e poi arrivo a Roma, qui a Roma Ostiense, per altri 3 anni. In sostanza, cosa facevo? Prendevo in carico questi negozi che erano in una fase di start-up. E li organizzavo da tutti i punti di vista, sia nella scelta dei fornitori, sia nell'organizzazione stessa proprio della vita del negozio e del ristorante, e soprattutto mi occupavo di selezionare, di formare i gruppi di lavoro. E, come immaginerete, era un lavoro che mi richiedeva moltissima energia e moltissimo impegno, che però mi ha dato tantissimo, perché ho avuto la fortuna di seguire lo sviluppo di un'azienda dall'inizio fino, cioè di seguire la fase proprio dello sviluppo, la fase di start-up. Tutto però cambia nel 2016. L'azienda aveva esigenze diverse in quel momento e aveva bisogno di, più che di svilupparsi, di consolidare, di strutturarsi. E quindi io perdo quella che era la mia autonomia nel lavoro, quella a cui ero abituata. E prendo una decisione molto difficile, cioè decido di licenziarmi. Difficile perché, come chi di voi ha avuto questa esperienza, che sia tu a lasciare o che subisca un licenziamento, lasciare un'azienda per cui si è lavorato tanti anni è sempre molto difficile. In più, nel mio caso, dovevo anche affrontare le preoccupazioni degli amici, dei parenti, per avere lasciato qualcosa di sicuro, anche di prestigioso, per quello che poi era l'ignoto. In quel momento per me era l'ignoto. E, nonostante ciò, prendo quella che forse è la decisione migliore che abbia mai preso nella mia vita, cioè mi prendo un anno sabbatico. Un anno in cui avevo necessità di riposarmi, perché avevo lavorato tantissimo e a dei livelli di stress molto alti, e poi perché avevo bisogno di riallacciare un po' alcuni rapporti che avevo trascurato, di rioccuparmi di alcune passioni che avevo trascurato, e, insomma, di riprendermi un po' la mia vita, fondamentalmente. E durante questo anno, in cui ho fatto tantissime letture, ho letto proprio compulsivamente, ancora una volta il libro, mi imbatto in loro. Stavo leggendo un saggio, e un saggio nello specifico che parlava del Don Chisciotte, del romanzo, e in particolar modo del rapporto tra Don Chisciotte e Sancho. Tra Don Chisciotte, che a un certo punto impazzisce perché legge tantissimi romanzi cavallereschi, si immedesima in questi romanzi cavallereschi, impazzisce, lascia la sua condizione sicura di nobiluomo di campagna e parte all'avventura. E Sancho, il suo fedele scudiero, un contadino semplice, che gli fa da contraltare durante l'avventura, cioè gli fa vedere la realtà per com'è, in maniera semplice, senza troppi intellettualismi. E questi due personaggi cominciano a popolare i miei ragionamenti, le riflessioni che stavo facendo in quel momento. In quel momento stavo facendo fondamentalmente un bilancio, cioè cosa ho fatto fino ad ora, in cosa sono brava, cosa devo migliorare, cosa voglio fare, insomma. La domanda vera era: voglio cercare lavoro di nuovo in un'azienda come dipendente o voglio mettermi in proprio? Che era una domandona, perché comunque questo comporta anche un cambio completo di mentalità, cioè proprio un cambio completo anche di stile di vita. E a un certo punto capisco perché questi due personaggi mi continuavano a tormentare, perché erano l'evidenza di due lati, due caratteristiche che mi avevano sempre, due personaggi che mi avevano sempre un po' abitato e che rappresentavano un po' due mie caratteristiche che io avevo sempre visto un po' in contrapposizione, cioè il mio lato appassionato, quello creativo, quello che prende parte per un'avventura non sapendo bene cosa succederà, e l'altro lato invece molto, molto preciso, quello che ama l'organizzazione, la precisione, il mio lato coi piedi per terra. E capisco che
Queste due caratteristiche possono essere due grandi risorse se volevo mettermi in proprio, come alla fine poi ho fatto. E durante la preparazione di questo speech, durante le ricerche, un po' delle immagini, alla fine mi sono imbattuta in questa illustrazione, è un, non so se si vede bene, oddio, di Dalì, rappresenta Don Chisciotte e Sancho Panza, ed è la cosa che mi è piaciuta subito appena l'ho vista, è che insieme formano un'unica immagine. E mi piace pensare che questa immagine è appunto l'immagine del freelance, perché penso che per intraprendere questo percorso bisogna essere un po' Don Chisciotte, quindi gettare un po' il cuore oltre l'ostacolo e partire. Bisogna essere coraggiosi, bisogna usare la creatività per risolvere problemi diversi ogni giorno in maniera efficace. E al tempo stesso però non si può non essere un po' pancio, anzi è fondamentale, cioè bisogna avere i piedi per terra e una grande autodisciplina, perché autodisciplina per gestire quelle che sono le due risorse più importanti per chi fa il nostro lavoro, ovvero il tempo, e soprattutto se si lavora da casa, e le nostre risorse intellettuali. E, perché vi sto raccontando questa storia? Perché volevo darvi una storia, nello specifico la storia di questi due eroi, che forse questa è la coppia forse tra le più famose della letteratura, e volevo darvi un'immagine che fosse di ispirazione anche per voi, perché secondo me lavorare con una storia che ci ispiri o con un'immagine, in questo caso, che ci ispiri, innanzitutto dà sostanza a quello che facciamo, e poi rende il lavoro, secondo me, più piacevole e più divertente. In conclusione vi volevo, visto che mi sento anche un po' in debito nei confronti di Cervantes per averlo spudoratamente utilizzato per raccontare la mia storia, voglio leggervi un brano che tratto dal romanzo, dell'ultimo capitolo. Alla fine delle avventure, Don Chisciotte e Sancho si ritrovano insieme, e Don Chisciotte sul letto di morte, Sancho è al suo capezzale. E Don Chisciotte, rivoltosi a Sancho, disse: «Perdonami, amico, perdonami di averti messo nella condizione di sembrar pazzo come me, facendoti cadere nell'errore in cui ero caduto io, che vi siano stati o che vi siano al mondo cavalieri erranti. Oh, disse Sancho, non muoia la signoria vostra, signore, senta il mio consiglio e viva molti anni, perché la pazzia più grande che può fare un uomo in questa vita è quella di lasciarsi morire così, di punto in bianco, senza che nessuno lo ammazzi e che non lo faccia perire nessun'altra mano fuorché quella della malinconia. Cerchi di non essere pigro e si alzi da questo letto e andiamocene in campagna a fare i pastori». Grazie a tutti.